Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo degli oggetti avanzati in Photoshop. Dunque, prima di entrare nel merito, diamo una brevissima, quindi piccolissima proprio definizione di quelli che sono gli oggetti avanzati in Photoshop. Quindi questo video non è dedicato a spiegare che cosa sono, ma voglio dedicare la maggior parte del video a mostrarvi come poterli utilizzare e grosso modo a cosa servono. Quindi tendenzialmente si usano degli oggetti avanzati in Photoshop quando vogliamo applicare ad esempio dei filtri alla nostra fotografia, però non rendendo tra virgolette questi filtri distruttivi, bensì lasciandoci aperta la possibilità di poter tornare su quel filtro e cambiare le varie impostazioni. Però vedendolo lo capiamo meglio. Dunque, per prima cosa abbiamo la nostra fotografia su Photoshop che con un semplice clic col tasto destro del mouse possiamo convertire in oggetto avanzato. Una volta che abbiamo il nostro oggetto avanzato, in Photoshop lo riconosciamo da questa piccola iconcina in basso a destra nella palette dei livelli, nella miniatura della fotografia. Tant'è che tutti quegli oggetti che hanno questa piccolissima figurina li possiamo appunto già catalogare come oggetti avanzati. Andiamo adesso a lavorare sulla nostra fotografia andando a applicare un filtro, per esempio filtro sfocatura, mettiamo un controllo sfocatura e diamo ad esempio una sfocatura di 20 pixel, ottenendo che cosa? Un'applicazione del filtro alla nostra foto, come possiamo vedere, e automaticamente nella palette dei livelli appare una mascherina bianca, diciamo, con scritto appunto filtri avanzati, e qui sotto apparirà l'elenco dei filtri che sono stati applicati. Cosa succede se io vado a dipingere con un pennello, ad esempio nero, su questa piccola mascherina che vi dicevo in precedenza? Io potrò, vedete, eliminare dalla mia fotografia, nella parte tinta di nero, ovviamente, il filtro che è stato applicato. Oppure potrò semplicemente accendere e spengere, tra virgolette, il filtro, quindi per vedere l'effetto applicato e non. Se io vado a fare un doppio clic sul filtro in questione, vedete che si riapre automaticamente la finestrella del controllo sfocatura e quindi sarà possibile applicare ancora un nuovo valore, mettiamo ad esempio 10, e vedete che posso praticamente ritornare sul filtro e cambiare tutto quello che voglio. Un ulteriore metodo per utilizzare questi livelli, scusate, questi oggetti avanzati sui nostri livelli è quello di andare a fare clic sull'iconcina qua in basso a destra, nell'elenco appunto dei filtri che sono stati utilizzati. Facendo questo doppio clic si aprirà ancora una nostra finestrella che però ci consente di lavorare su quelle che sono le opzioni di fusione, cioè io vado praticamente a lavorare su quel filtro che ho applicato, applicandoli però un metodo di fusione per cambiarne l'effetto. Per esempio, in questo caso, avendo applicato un controllo sfocatura, potrò andare a cambiare il metodo di fusione su sovrappone o luce soffusa. Io preferisco sempre usare luce soffusa e vedete come cambia l'effetto, cioè vado a ottenere da una fotografia di partenza questo risultato, eccolo qua. Cioè vado a enfatizzare quelli che sono i contrasti tra zone ovviamente scure e zone più chiare, andando quindi a togliere quell'effetto di sfocature e andando quindi a lavorare su quelli che sono i colori. Però posso ancora continuare, quindi posso applicare altri filtri, come ad esempio una nitidezza, ok? Maschera di contrasto. Posso andare a pompare al massimo questa maschera di contrasto, ok, andando a mettere una soglia di 5, un raggio di 4, quindi sto veramente inserendo dei valori a caso molto molto forti, e vedete come si viene a creare questo elenco di filtri. Ancora posso fare doppio clic sulla maschera di contrasto per andare a fare che cosa? A cambiare quelle che sono le opzioni di fusione. Quindi ancora come metodo da normale passo a luminosità per evitare che comunque questa applicazione del filtro tiri fuori dalla nostra fotografia, diciamo degli aloni di colore o quant'altro.
posso addirittura anche calarne l'opacità dal 100% al 60% e così via. Do ok e sostanzialmente il filtro è applicato. Posso ancora fare tantissime altre cose, per esempio ancora un filtro, stilizzazione, posso andare a rilevare quelli che sono i bordi, controvabordi. Il filtro applicato mi va a trovare i bordi della fotografia, vedete come ancora si va ad applicare il filtro all'elenco. Posso cambiarne ancora il metodo di fusione inserendo moltiplica, quindi vado ad agire sostanzialmente su tutti questi bordettini che mi sono stati individuati con l'applicazione del filtro, ok? Moltiplica, vedete come si va a scurire tutta la fotografia in quei bordi, oppure ancora posso tentare un altro metodo di fusione, come per esempio luce soffusa, e vedete come cambia ancora la situazione, e anche qui applicare un'opacità del 50%, quindi un po' anche un metodo di sperimentazione per i vari metodi di fusione. E anche qui possiamo appunto accendere e spengere per vedere come la nostra fotografia di partenza si presentava e come l'arrivo, quindi con l'applicazione di questi tre filtri, è cambiata la mia fotografia. Se vado ad osservare infine l'elenco dei filtri applicati, io potrò muoverli uno sopra l'altro, quindi cambiarne l'ordine, e ovviamente cambiandone l'ordine avrò anche una mutazione per quanto riguarda gli effetti che io sono andato ad applicare. Ok? Quindi per assurdo potrò applicare anche un filtro camera raw facendo le più svariate modifiche che mi passano per la testa, quindi ad esempio posso andare ad aprire le ombre, posso aumentare i contrasti, la chiarezza e quant'altro, quindi proprio delle modifiche a caso. Questo si andrà ad aggiungere nella lista dei filtri applicati e potremo anche cambiarne l'ordine, quindi facendolo passare da una posizione primaria, quindi da una prima posizione, lo mettiamo in ultima posizione, semplicemente trascinandolo, e avremo quindi un ordine differente dei filtri su Photoshop. Ecco qua, e vedete come è cambiata la fotografia rispetto a prima, semplicemente cambiando l'ordine del filtro Camera Raw dalla prima posizione all'ultima. Bene, il video si conclude qui, quindi una piccola pillolina per farvi conoscere quelli che sono gli oggetti avanzati all'interno di Photoshop. Spero di essere stato chiaro e soprattutto spero che possiate ancora continuare a seguirmi sul canale YouTube. Se il video vi è piaciuto potete mettere un mi piace e condividerlo sui social network. Mi trovate come sempre sulla pagina Facebook Emanuele Brilli Photoshop and Photography e anche sul sito web www.photoshoptutorial.it. Ciao!